tengo anche a precisare che ovviamente per necessità di sintesi, di schematizzazione, c'è anche una forzatura dei termini e dei processi, perché ovviamente quando parliamo anche dello scontro tra operaio di mestiere e operaio masso, anche dello scontro diciamo tra giovani e vecchi, la questione generazionale, ovviamente stiamo anche, diciamo, siamo poco attenti alle sfumature e ai processi che effettivamente si davano dentro le fabbriche. Cerchiamo soprattutto di mettere in evidenza come la ricomposizione di classe spesso sia anche un processo di conflitto e di rottura all'interno della composizione di classe, non solo rispetto al nemico ma anche al proprio interno. E, per chi ovviamente volesse approfondire maggiormente le sfumature e la complessità dei processi che qua stiamo schematizzando, in qualche modo anche forzando, ovviamente consiglio la lettura del libro che raccoglie i saggi di Romano Elquati degli anni 60, sia quelli dalle rosse che la sopraia, il libro sulla Fiat e altri scritti. Non so se di questo esistano delle scansioni già date, se esistono magari possiamo anche questo farlo circolare dentro la lista, ci pensi tu, Kirill, così poi chi volesse eventualmente avere la versione cartacea si recupera comunque in libri, è uscito per i materiali marxisti. E, allora abbiamo visto siamo partiti appunto dal rapporto con la cultura e gli intellettuali, la questione generazionale, cosa significava la questione generazionale per la materialità dei comportamenti soggettivi di quello che sarebbe stato definito operaio massa. Adesso ritorniamo alla rottura dei quaderni rossi e al percorso che porta alla nascita di classe operaria. I quaderni rossi li avevamo lasciati dopo l'esplosione di Piazza Statuto. Da una parte ovviamente il gruppo panzeriano, intimorito dall'approccio destinato a far saltare per aria qualsiasi possibilità di rapporto e di mediazione con il movimento operaio tradizionale, e dall'altra parte gli altri, a partire dal gruppo romano di Tronti e dal gruppo dei corricercanti, che ritengono ormai maturi i tempi per un intervento diretto nelle montanti lotte operaie, le lotte operaie conosciute ad anticipare dal punto di vista della possibilità delle caratteristiche sulle soggettive. Nel settembre del 1962, quindi subito all'indomani di Piazza Statuto, vi è un tentativo di mediazione all'interno dei quaderni rossi ed escono le cronache e gli appunti dei quaderni rossi, un tentativo di mediazione che darà ben pochi frutti. Nel giugno del 1963 esce il terzo numero della rivista, che è l'ultimo numero unitario, poi avviene la definitiva rottura. Per quanto dei quaderni rossi, ne usciranno altri tre numeri fatti dal gruppo panzeriano, andranno avanti fino alla metà del 1965. E, tra l'altro, l'anno prima muore prematuramente lo stesso Raniero Panzieri. E una tappa di grande importanza dentro il processo che condurrà a Classe Operaia è la pubblicazione e diffusione di un giornaletto, di un volantone potremmo dire, che si chiama Gatto Selvaggio. Fatto da Romano Elquati e da Romolo Bobbi. Il sottotitolo di Gatto Selvaggio è Giornale di lotta degli operai della Fiat della Lancia, quindi ha un'immediata funzione il Gatto Selvaggio, non di, diciamo di giornale teorico, ma un'immediata funzione di agitazione politica dentro le fabbriche, in particolare dentro la Fiat della Lancia di Torino. In seguito alla pubblicazione di Gatto Selvaggio, Elquati viene spiegato un mandato di cattura nei confronti di Elquati e di Gobbi. Elquati scappa, si narra, di notte
con tutti i suoi averi, quattro valigie in bicicletta su una strada statale buia, e va prima a Milano, poi a Cremona, poi si rifugia per qualche settimana a Genova, dove è accolto dal gruppo di Gianfranco Faina, che è un'altra delle figure significative dei Quaderni Rossi di Classe Operaia. Gobbi invece si rifugia a Venezia, dove viene portato in giro con un trofeo da Toni Negri, presentato a tutti come Romolo Gobbi, quello del gatto selvaggio. E gli argomenti del gatto selvaggio, espressi lì appunto in una forma di agitazione politica, vengono ripresi nell'articolo di Alquati, Lotta alla Fiat, sul primo numero di Classe Operaia. E possono, anche questo ovviamente lo trovate nel libro sulla Fiat e altri scritti, possono essere riassunti nella successiva formula, che apparentemente ossimorica, quella di spontaneità organizzata. Non avevamo accennato anche nella prima lezione, spontaneità organizzata, con cui Alquati descrive, analizza le lotte che si producono appunto alla Fiat e alla Lancia e in tante altre fabbriche del torinese. Perché, ci dice Alquati, quelle lotte non sono, diciamo, portate avanti e prodotte da un'organizzazione esterna, come era appunto invece nella tradizione del movimento operaio, no? Il ruolo esterno dell'avanguardia. E non è la semplice spontaneità a spingere avanti le lotte. Sono differenti da delle lotte organizzate, sono differenti da delle lotte spontanee. Alquati parla di una sorta di organizzazione invisibile. Ripeto, gli anni sono 1962-1963, a scanso di equivoci che qualcuno possa pensare che, diciamo, abbia copiato dal Comitato Invisibile. Il Comitato Invisibile viene fuori 40-50 anni dopo, di quando Alquati dice che queste lotte alla Fiat e alla Lancia sono portate avanti e prodotte da una sorta di organizzazione invisibile, un'organizzazione invisibile attraverso cui gli operai comunicano, preparano le lotte, ne scandiscono i tempi, bloccano la fabbrica. E questa organizzazione invisibile a porsi come avanguardia dei processi ricompositivi. Mentre i militanti di partito, ci dice Alquati, seguono esitanti, smarriti, spesso non seguono proprio e cercano appunto di fare da tappo rispetto ai conflitti che si producono. Cito dall'articolo di cui parlavo prima, del primo numero di Classe Operaia: lo sciopero a gatto selvaggio della Fiat. Sapete che lo sciopero a gatto selvaggio, no? Lo sciopero a gatto selvaggio è lo sciopero che non è annunciato, uno sciopero imprevisto e imprevedibile, uno sciopero attraverso cui si blocca la produzione senza passare dalla mediazione sindacale e quindi dall'averlo annunciato in anticipo al padrone. Lo sciopero a gatto selvaggio della Fiat liquida la vecchia idea che a questo livello la lotta operaia sia organizzata da un nucleo interno particolare che detenga il monopolio della coscienza antagonistica operaia. Lo sciopero del 15-16 ottobre 1963 è stato organizzato direttamente dall'intera e compatta massa sociale operaia delle sezioni che vi hanno contribuito, ma qui si è soltanto presentata con maggiore chiarezza una caratteristica delle lotte recenti, che non è esclusiva della Fiat, dove i rari militanti dei vecchi partiti dopo il giugno del 62 sono la coda delle lotte. Ecco, questo è particolarmente, capite, importante, perché con questo termine spontaneità organizzata, Alquati, e con il racconto materiale, non è evidentemente un'invenzione teorica, Alquati desume il discorso della spontaneità organizzata osservando come effettivamente gli operai si sono organizzati per bloccare la produzione e fare lo sciopero a gatto selvaggio.
vengono completamente spiazzate tanto i miti anarchici o della sinistra comunista, autogestionaria, eccetera, eccetera, quanto evidentemente i feticci organizzativi della tradizione socialcomunista. Queste lotte non sono né spontanee né organizzate in senso classico. Vi è un'organizzazione invisibile e i rari militanti dei vecchi partiti, dopo giugno del 62 sono la coda delle lotte. Quei pochi che partecipano non stanno alla testa delle lotte, ma sono alla coda delle lotte. Capite come la dirompenza rispetto al discorso sull'autonomia operaia che Alquati in quegli anni sistematizza. La forma di lotta a gatto selvaggio, Alquati ci dice che si nutre che appunto si nutre dell'organizzazione invisibile, è imprevedibile, quindi non è controllabile da una mediazione riformistica. Si attua attraverso una rotazione continua delle tattiche, dei metodi, dei tempi e dei luoghi e non rivendica nulla. Capite ancora una volta, no? Innanzitutto vi è una non vi è mai il feticcio della pratica di lotta. Perché il feticcio della pratica di lotta, l'identificazione di una pratica di lotta, offre un vantaggio al padrone. Perché il padrone costruisce le proprie contromisure a partire da una pratica di lotta determinata, che a quel punto diventa ricorrente. Questi qua cambiano continuamente le pratiche di lotta, cambiano continuamente le tattiche, e in questo modo diventano assolutamente imprevedibili per la possibilità di contrapposizione del padrone. Ma soprattutto queste lotte non rivendicano nulla. E allora nel momento in cui non rivendicano nulla, salta qualsiasi possibilità di mediazione riformistica del padrone e salta qualsiasi possibilità riformistica e di mediazione riformistica agita dal sindacato. Come fanno i padroni a mettere fine a queste lotte nel momento in cui queste lotte non gli dicono vogliamo qualcosa di più e facciamo intervenire un sindacato affinché quel qualcosa di più ci venga dato? Nel momento in cui queste lotte sono delle lotte contro il lavoro, è il livello più avanzato della non collaborazione operaia, per quanto ovviamente non sia nemmeno per Alquati l'unica forma di lotta, si alterna con lo sciopero di massa, si alterna con il conflitto di piazza, in quella continua rotazione delle tattiche di cui parlavamo prima. Il problema è combinare e rilanciare queste differenti pratiche e potenziarle reciprocamente. Ci scrive Alquati: il compito di un'organizzazione politica non è pianificare in modo predeterminato il gatto selvaggio, perché correrebbe proprio il rischio di renderlo assorbibile al padrone addomesticandoglielo. Essa deve invece contribuire ad intensificarlo, mentre ad organizzarlo ed estenderlo basta anche l'organizzazione invisibile operaia, della quale lo sciopero al gatto selvaggio diventa un dato di fatto permanente. Ora facciamo molta attenzione a questa cosa, la rileggo. Il compito di un'organizzazione politica non è pianificare in modo predeterminato il gatto selvaggio, perché correrebbe proprio il rischio di renderlo assorbibile al padrone addomesticandoglielo. Essa deve invece contribuire ad intensificarlo. Capite ancora una volta la radicalità di questo discorso. Arriva un'organizzazione politica, c'è una lotta dirompente. Nella tradizione socialcomunista non è che ci fosse la negazione della spontaneità, ma nel momento in cui c'era una lotta spontanea e raggiungeva un determinato livello di forza, arrivava l'organizzazione e riconduceva la spontaneità all'organizzazione. Quindi arriva l'organizzazione e dice: ok, benissimo, questa spontaneità è andata benissimo, adesso questa spontaneità la guidiamo noi e la predeterminiamo, e quindi facciamo in modo che la teleologia che porta dalla spontaneità e arriva all'organizzazione possa funzionare correttamente. Alquati ci dice: nel momento in cui succede questo è un disastro, è un favore al padrone, perché nel momento in cui il gatto selvaggio viene pianificato cessa di essere gatto selvaggio, cessa di essere
prevedibile e si offre al padrone la possibilità di recuperarlo. Pensate ancora negli ultimi anni, no? Appena salta fuori qualcosa di spontaneo, ecco che immediatamente arrivano organizzazioni di tutti i tipi a indossare le magliette di quella cosa lì, eccetera, eccetera. Ecco, quelli sono dei favori ai padroni. Sono dei favori ai padroni, perché non si fa altro che addomesticare quelle lotte. E capite il rovesciamento radicale? Quelle lotte invece vanno quella cosa lì va intensificata, quel livello di spontaneità organizzata va intensificata. Non è un problema. Non è che è uno stadio arretrato che deve essere portato su un altro livello. Va invece intensificato. Non c'è più una temporalità segnata da stadi di sviluppo, ma c'è un livello di sincronicità che va intensificato. Capite? La rottura radicale con quella linea del tempo di cui stiamo insistendo dalla prima volta. Nel momento in cui arrivasse un'organizzazione tradizionale a guidare l'autonomia operaia, farebbe un favore al padrone. L'autonomia operaia va intensificata e lì dentro vanno ricercati i principi di nuova organizzazione politica. Capite il rovesciamento radicale. Dunque, tra interesse del momento e scopo finale non vi è una scissione da ricomporre dialetticamente, come vorrebbero i sostenitori del feticcio del partito, né vi è immediata identità, come credono i cultori della spontaneità. Anche una volta vengono spiazzati entrambi i poli. Vi è indubbiamente uno scarto, ma uno scarto che è tutto interno ai processi di lotte, di organizzazione del presente, in questo scarto che agisce progettualmente il militante col ricercatore. Per tornare a dirla con Alquati, l'unità dei movimenti della classe operaia è tutta implicita nelle nuove forme di lotta. L'unico modo di verificarla è cominciare a organizzarla, è la linea che fa l'organizzazione e non viceversa. Capite? È la linea che fa l'organizzazione e non è l'organizzazione che fa la linea. Del resto, Alquati ci aveva già dato nel 1961 quel convegno del Partito Socialista di cui avevamo parlato la volta scorsa, una definizione di grande importanza di che cos'è una linea politica. Ti chiede che cos'è una linea politica e risponde: una linea politica non è un oggetto, è la guida che dà prospettiva al lavoro quotidiano. È un processo nel corso del quale si determinano tutti i problemi del passo successivo che porteranno alla nuova linea rispondente alle nuove situazioni che la fase precedente avrà preparato. E ciò vale, ad esempio, proprio per l'organizzazione, la quale a sua volta non è una cosa, un oggetto, ma un momento del processo della lotta di classe. E sono passati 3 anni e la corricerca è quel lavoro quotidiano, esattamente quel processo. Ho visto come in quei 3 anni questioni poste da Alquati nel primo numero dei Quaderni Rossi siano state assolutamente programmatiche. Nel gennaio del 1964 esce finalmente il primo numero di Classe Operaia, che si autoproclama mensile politico, ambiziosamente, pomposamente, mensile politico degli operai in lotta. In realtà l'intervento diretto delle lotte operaie è in parte reale, in parte auspicato. Sicuramente esiste, oltre che nelle forme che abbiamo visto a Torino attraverso la corricerca, esiste al petrolchimico di Porto Marghera, attraverso un gruppo di compagni che assumono particolare rilevanza nella nuova esperienza della rivista, in Classe Operaia molto più che in Quaderni Rossi, e successivamente in quello che sarà Potere Operaio. Teniamo conto che il Potere Operaio Veneto Emiliano precede il Potere Operaio Nazionale di alcuni anni. Ne fanno parte Toni Negri, Luciano Ferrari Bravo, Guido Bianchini, insieme ad altri quadri di fabbrica che daranno vita
a una delle più importanti esperienze concrete di autonomia operaia in Italia degli anni 60 e 70, per questa maniera appunto. In questo caso consiglio qui la lettura di quella parte dell'autobiografia di Tony Negri, Storia di un comunista, sugli anni 60, in cui l'intervento politico a Porto Marghera, come nasce, come si sviluppa e come è stato portato avanti, è descritto in termini estremamente accurati. Fanno parte di Classe Operaia anche il gruppo genovese, che come abbiamo visto si raccoglie attorno a Gianfranco Faina, i fiorentini come Claudio Greppi, Luciano Arrighetti e Giovanni Frankovic, i milanesi come Sergio Bologna e Mauro Gobbini, che proviene da Roma ma vive a Milano. E vanno anche segnalate, Kirill ne mandava una la volta scorsa, se capita di vedere di Classe Operaia, le vignette che sono fatte da un compagno che si chiama Mario Mariotti, che illustrano concettualmente le pagine della rivista, sono proprio delle vignette straordinarie. Adesso non so se magari chiedere anche sul computer in modo di recuperarne qualcuna, in modo da dare un'idea di queste, no, di una delle cose diciamo meno su cui meno ci si concentra in Classe Operaia, ma che è qualcosa di assolutamente fenomenale. L'editoriale del primo numero di Classe Operaia, uscito nel appunto nel gennaio del 1964, è di Mario Tronti ed è particolarmente noto. Il titolo è Lenin in Inghilterra e lì è contenuto soprattutto il famoso passaggio in cui vi è esplicitato il rovesciamento del punto di vista operaista, il definitivo cambiamento di segno rispetto alla tradizione marxista. Leggo per chi insomma non lo conoscesse. Abbiamo visto anche noi prima lo sviluppo capitalistico, poi le lotte operaie. È un errore, occorre rovesciare il problema, cambiare il segno, ripartire dal principio, e il principio è la lotta di classe operaia. A livello di capitale socialmente sviluppato, lo sviluppo capitalistico è subordinato alle lotte operaie, viene dopo di esse e ad esse deve far corrispondere il meccanismo politico della propria produzione. Arrivati a questo punto del corso, insomma, non credo che ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni rispetto a questo rovesciamento. Si può ulteriormente sottolineare il carattere dirompente rispetto a tutta la tradizione della sinistra, della sua sinistra coeva, della sinistra precedente, della sinistra successive, della stessa tradizione social comunista, in cui diciamo la classe, i movimenti di classe erano sempre subordinati allo sviluppo capitalistico, in cui a essere il signore, in termini insomma, della dialettica hegeliana, a essere il signore era sempre il capitale, a essere il servo era sempre la classe operaia. Tronti qua ci dice: esatto, rovesciare il segno significa rovesciare completamente la questione. Sono i movimenti del capitale a essere sempre subordinati ai movimenti della classe. E il capitale a essere il servo e la classe operaia a essere il signore. L'autonomia può essere solo operaia. Il capitale sarà sempre subordinato alle lotte. Solo nella risposta alle lotte potrà trovare le forme del proprio sviluppo. E da questo fondamento di metodo, da questo rovesciamento del punto di vista, Tronti critica, potremmo dire, tanto lo sviluppismo quanto l'antisviluppismo. Lo sviluppismo è un qualche cosa di tipico, no, della tradizione marxista, l'idea che più il capitale si sviluppa e più, ancora una volta l'idea teleologica, che più il capitale si sviluppa e più ci avvicina allo stadio del socialismo e poi successivamente del comunismo. L'idea che il proletariato raccoglierà dal fango le bandiere dello sviluppo lasciate cadere dalla borghesia.
E dall'altra parte l'antisviluppismo. Teniamo conto che negli anni successivi, poi magari torneremo a farvi un rapido cenno la volta prossima, ci sarà tutto un fiorire di posizioni terzomondiste, no? Nella ricerca del soggetto centrale delle lotte al di fuori di un Occidente in cui la classe operaia sarebbe ormai inevitabilmente integrata e macinata dagli ingranaggi del capitalismo. Viene studiata tanto la teleologia marxista quanto la teleologia terzomondista. Da un lato Tronti ci dice che non è vero che l'uomo spiega sempre la scimmia. Ricordate quel famoso passaggio nell'introduzione del Grundrisse in cui ci dice che Marx ci dice che l'anatomia dell'uomo è la chiave per spiegare l'anatomia della scimmia. Tronti ci dice: attenzione, non traiamo delle facili conclusioni da quel passaggio, facili conclusioni che ci portano a guardare semplicemente al cosiddetto punto avanzato del capitale, all'idea che tutto si risolverà in Inghilterra o negli Stati Uniti, perché quelli sono i punti avanzati del capitale. Tronti ci dice che è falso che l'epicentro, dall'altra parte Tronti ci dice che è falso che l'epicentro della rivoluzione vada cercato nell'anello più debole del capitale, ovvero tra gli anelli più oppressi. Parte sia la posizione sviluppista, che dice bisogna andare a guardare il punto più avanzato del capitale perché lì siamo più vicini al socialismo. Invece gli antisviluppisti, i terzomondisti, no, bisogna andare a cercare il punto più arretrato perché, essendo più distanti dallo sviluppo capitalistico, sono anche i più liberi, sono quelli più portatori di forme di vita in comune, che sono punti più prossimi alla possibilità del socialismo, della rivoluzione. Tronti ci dice che entrambe le tesi vanno messe in discussione, e al contrario ci dice Tronti: la catena va spezzata oggi non dove il capitale è più debole, ma dove la classe operaia è più forte. Non bisogna guardare allo sviluppo, al mancato sviluppo del capitale per trovare le risorse rivoluzionarie, ma bisogna guardare allo sviluppo della classe, allo sviluppo delle lotte. Lì possiamo trovare le risorse rivoluzionarie. Ancora una volta il punto di vista è rovesciato. Dobbiamo guardare alla nostra parte, non all'altra parte. L'altra parte sono dei servi, l'altra parte ci vengono dietro, l'altra parte sono semplicemente la risposta a quello che noi facciamo. Noi dobbiamo guardare alla nostra parte, e dentro la nostra parte noi possiamo trovare la risorsa. Noi dobbiamo guardare alla parte più forte, più avanzata, ma della nostra parte. Ed è un'ipotesi su cui si muove, diciamo, il percorso dell'operaismo. L'Italia in quella fase specifica è quello che viene chiamato un punto medio in movimento, cioè sta in mezzo allo sviluppo capitalistico internazionale con un livello significativo di forza operaia. Può quindi, cito, diventare momento di unificazione soggettiva di livelli della lotta tra loro diversi e opposti. Nella prima lezione avevamo visto come gli operaisti facciano del ritardo dell'entrata dell'Italia nel terrorismo fordismo un punto di possibilità, un punto di forza, un punto di anticipazione. Perché ne fanno un punto di anticipazione di quel punto medio in movimento? Perché lì in Italia la classe operaia ha raggiunto livelli significativi di forza, e quel suo aver raggiunto livelli significativi di forza che può rompere o quantomeno mettere in discussione quel punto medio in movimento, e attraverso quello diventare un punto di ricomposizione soggettiva rispetto ad altre forme di lotta. In quegli stessi anni in cui esce classe operaia, quasi sincronicamente al suo esordio,
vi è anche la prima esperienza del governo di centrosinistra in Italia, che può essere letta come una risposta a questo livello conquistato dalla lotta di classe. Ne costituisce una risposta in chiave riformistica, e del riformismo mette a nudo il carattere mistificatorio e anche di ineluttabile destino. Il riformismo del centrosinistra vorrebbe infatti fornire una gestione pianificata a un capitale che invece, per rispondere alle lotte operaie, si sviluppi inevitabilmente per saldi e per rotture. È un'utopia quella del riformismo del centrosinistra. Il centrosinistra viene in qualche è a sua volta parte della risposta capitalistica alle lotte e costituisce l'utopia del capitale di poter gestire e pianificare il proprio sviluppo. Non lo può fare perché quello sviluppo deve continuamente rispondere all'incalzare di lotte che in Italia stanno assumendo livelli e rapporti di forza significativi. Il punto di attacco e di applicazione della forza operaio è ovviamente la fabbrica, non certo il Parlamento. Per usare le parole di Tronti, la macchina dello Stato borghese va spezzata dentro la fabbrica capitalistica. A partire da qui si gioca la possibilità di una generalizzazione delle lotte operaie all'intera società, che a sua volta si andava fabbrichizzando, come era già stato intuito nell'articolo La fabbrica e la società, che apriva il secondo numero dei Quaderni Rossi, l'editoriale dei Quaderni Rossi del secondo numero. Cito da quell'articolo: al livello più alto dello sviluppo capitalistico il rapporto sociale diventa un momento del rapporto di produzione, la società intera diventa un'articolazione della produzione, cioè tutta la società vive in funzione della fabbrica, la fabbrica estende il suo dominio esclusivo su tutta la società. Vi ricordate la differenza tra Panzieri e Tronti? Per Panzieri bisognava concentrarsi sulle lotte in fabbrica, ma Panzieri era assolutamente dubbioso e scettico della possibilità di generalizzazione delle lotte al di fuori della fabbrica, della generalizzazione delle lotte all'intera società. Invece la scommessa di Tronti, la scommessa operaista, è che la fabbrica in quel momento sia un punto particolare di applicazione della forza, e rompendo il meccanismo della fabbrica, quelle lotte siano immediatamente generalizzabili in una società che è in via di fabbrichizzazione. Ma resta tuttavia, e questo va sottolineato, una certa distanza tra le nuove leggi per l'azione, che verranno poi sistematizzate con la produzione di operai capitale, la pubblicazione per il capitale del 66, e la realtà di intervento diretto nel grande ciclo di lotta dell'operaio massa, che come abbiamo visto resterà piuttosto limitato, circoscritto e a macchia di leopardo. E al contempo, nel giro di pochi mesi, emergono le divergenze di prospettiva dentro alla redazione della rivista. Se sembra esserci un accordo sul fatto che la strategia appartenga alla classe e la tattica al partito, resta in qualche modo controversa la questione di quale tattica si stia parlando e soprattutto di quale partito si stia parlando. Per Negri gli operai sono senza alleati, come recita l'editoriale del terzo numero della rivista, Operai senza alleati. Attraverso la lotta, come sottolineato dal Quati, l'autonomia di classe si separava non solo dai movimenti del capitale, ma anche dall'articolazione oggettiva della forza lavoro. Ricomponendosi quindi, la classe diventava autonoma e tendenzialmente in grado di disarticolare la composizione tecnica. La questione dell'organizzazione andava posta a questo livello. Quindi da una parte vi è chi dice: va posta la questione dell'organizzazione, di quale tattica e di quale strategia, dal nuovo livello raggiunto dalle lotte operaie e soprattutto dal nuovo livello raggiunto dall'autonomia operaria. Partendo da un presupposto sicuramente comune, diversa era
l'idea di Tronti, un'idea che è ben espressa, insomma, ben sintetizzata nell'intervista sempre contenuta sul CD-ROM di Futuro Anteriore, comunque sul sito di Autistici. Potete trovarla, credo, è la prima delle due interviste che lì sono contenute di Tronti. L'idea è molto ben sintetizzata, la trovate anche nell'introduzione di questo volumone, l'operaismo degli anni 60, e in particolare l'introduzione dovrebbe esserci anche in un libretto che forse qua non abbiamo più, che si chiama Noi operaisti. Comunque diceva Tronti in quell'intervista: in realtà io con l'esperienza di classe operaia avevo in mente un'altra cosa rispetto a quella di cui abbiamo parlato, no? del porre la questione dell'organizzazione a partire dal nuovo livello conquistato dalle lotte dell'autonomia. Secondo me quella doveva essere un'esperienza molto intensa, molto concentrata nel tempo, che doveva praticamente formare, proprio a livello di contatto diretto con le lotte operaie, quindi sul livello giusto, una sorta di gruppo dirigente da rimettere poi, dopo l'esperienza, dentro la grande politica. Io avevo in mente di creare un gruppo di personalità politiche forti da reimmettere, senza mezzi termini, dentro il Partito Comunista, come un nucleo che, per la sua forza, per la sua formazione, per la sua decisione, fosse in grado di spostare gli equilibri del PC nel senso di un partito più rivoluzionario. Capite come si divergono nel giro di poco tempo le prospettive, no? All'interno di classe operaria. Capite come divergono le prospettive rispetto a quali siano le tattiche, soprattutto a quale sia il partito. Da una parte il partito è una ricerca da compiere, che però può essere compiuta solo a partire dal nuovo livello dell'autonomia operaria. Dall'altro il partito già esiste e quell'esperienza va reimmessa dentro il Partito Comunista per spostarlo su posizioni rivoluzionari. I numeri successivi della rivista segnano via via l'emergere di questa divergenza. Se leggete quel saggio da Tilo scritto che ho fatto circolare via mail, fatto da Gaspare De Caro ed Enzo Grillo, dell'importanza di Gaspare De Caro ho già accennato. Gaspare De Caro poi seguirà il percorso di Potere Operaio, anche Enzo Grillo, il fratello di Renzo. L'esperienza di Enzo Grillo dentro classe operaia finì quando il fratello di Enzo Grillo fuggì dopo i fatti di Prima Valle nel 1973. Enzo Grillo è stato anche il traduttore dei Grundrisse. Per la prima volta i Grundrisse sono stati pubblicati nel 1968 e la prima traduzione è di Enzo Grillo. Lì trovate appunto un giudizio molto duro rispetto a questa ipotesi trontiana del dentro e contro il partito, no? Rileggono l'intera esperienza di classe operaia alla luce esattamente di questa prospettiva a cui loro furono decisamente ostili. Nel settembre del 64, sul numero del settembre del 64, si parla di 1905 in Italia, questo è il titolo dell'editoriale, in cui vengono paragonate le lotte operaie allo scossone politico della prima rivoluzione russa, con l'obiettivo tattico di raccogliere le forze per una successiva fase rivoluzionaria, riaprendo un discorso diretto sul Partito Comunista. Cioè, si dice che le lotte operaie hanno dato uno scossone importante, in qualche modo rivoluzionario, in qualche modo paragonabile, almeno dal punto di vista simbolico e metaforico, al 1905 in Italia, adesso però da sole non ce la possono fare. Adesso è il momento di fermarsi, questo è Tronti, di raccogliere le forze, assumere che il 1905 in Italia c'è stato, raccogliere le forze e pensare di costruire una posizione più avanzata per un nuovo attacco. Ma non si può pensare che lo sviluppo di queste lotte portino in qualche modo direttamente a un nuovo attacco o portino a riformulare la questione dell'organizzazione. E nel dicembre del 64 il tema diventa ancora più esplicito: classe e partito. E si ondeggia tra
l'uso operaio del partito e la riqualificazione del ruolo del partito dentro e contro lo Stato. E la distanza, come era inevitabile che fosse, andrà crescendo nei due anni successivi e si arriverà così all'ultimo numero della rivista, che esce nel marzo del 1967. Tutto sommato, Classe Operaia finisce senza, apparentemente senza lacerazioni eclatanti. Abbiamo visto anche come la storia dell'operaismo sia una storia continua di rotture. Si annuncia in modo sobrio la chiusura dell'esperienza, non è un numero in cui, no, in modo sobrio, lo vedremo, si dice, ma questo è l'ultimo numero di Classe Operaia. E si preconizza che gli anni 60 in Italia sarebbero finiti in anticipo perché hanno già il loro posto. Cito dall'editoriale dell'ultimo numero di Classe Operaia, marzo 67: alto contenuto delle lotte, forme massificate, ricca continuità del movimento, carattere aperto dello scontro e grossi risultati provvisori ma effettivi. Di qui bisogna partire non per teorizzare, come si fa in giro, il necessario riflusso dei movimenti di lotta degli operai, ma per prepararsi, prevedendolo, al prossimo possibile salto in avanti. E capite? Dice, gli anni 60 sono finiti, questo ciclo di lotte operaie è in qualche modo stavolgendo al termine. È inutile pensare a intensificare ulteriormente questo sviluppo delle lotte operaie, sta giungendo al termine. Però, attenzione, quindi non può esserci l'ipotesi, no, di un'organizzazione autonoma. Però attenzione, dice, non si può nemmeno pensare al semplice riflusso dei movimenti, come in qualche modo la parte arretrata del PC e del movimento operaio vorrebbero. Da questo livello raggiunto dai movimenti, da questi brevi anni 60, da questo ciclo di lotta temporalmente concentrato ma estremamente intenso, da questo 1905 in Italia, bisogna ripensare il Partito Comunista e spostarlo su posizioni rivoluzionarie. Deve essere a questo punto la congiunzione, la combinazione, la ricomposizione tra classe e partito, vecchia tattica e nuova strategia, vecchia strategia e nuova tattica, a in qualche modo riformulare il problema di come del futuro salto in avanti. L'editoriale, che si chiama Classe Partito Classe, capite, è abbastanza significativo, si conclude con un esplicito arrivederci. Queste sono le parole conclusive. Adesso noi ce ne andiamo. Le cose da fare non ci mancano. Un monumentale progetto di ricerca e di studi viaggia nella nostra testa e politicamente, con i piedi sulla terra ritrovata, c'è da conquistare un nuovo livello di azione. Non sarà facile. A questo punto, questo arrivederci assumerà delle traiettorie differenti, per certi versi perfino opposte, e questo sarà tema della prossima lezione. Come sempre, arrivati a questa ora più o meno tarda, però con una pausa in mezzo, e chiedo se ci sono non tanto... ce ne sono, ben vengano anche delle domande specifiche, ma soprattutto se ci sono delle questioni che possiamo appuntarci in questo, diciamo, seminario che stiamo cercando di rendere processuale. Vedete poi le questioni, la temporalità, tante altre, spontaneità, organizzazione, se vedete poi giriamo sempre intorno a delle questioni che abbiamo identificato come centrali, ogni volta cerchiamo di affrontare da un punto di vista un po' diverso, cerchiamo di aspirare, di tornarci sopra, di arricchirle, di ripensarle da una prospettiva parzialmente diversa. Quindi ecco, se ci sono delle questioni che ci possiamo appuntare, insomma, non esitate a parlare. Io mi sento. L'ultimo editoriale è firmato da Tronti. Non è firmato in realtà, però sì, è lo scrive di fatto Tronti, è molto chiaro.
nostre, perché poi la prossima volta vedremo quali sono questa massa monumentale di progetti di ricerca che viaggiano nella loro testa, che da lì a un paio d'anni prenderà la forma di una rivista che si chiamerà Contropiano, cui parteciperanno Tronti, Cacciari, Osor Rosa per il primo numero, parteciperà Toninelli solo per il primo numero, perché anche lì avviene una rottura. La storia dell'operismo è una storia di rotture continue, in qualche modo. Questo è forse un altro elemento da sottolineare, anche rispetto alla domanda che veniva posta, poi affronteremo soprattutto nell'ultima lezione rispetto alla crisi attuale, no? Qual è il rapporto tra operaismo e crisi? Ecco, cominciamo con il dire che l'operaismo in qualche modo cerca sempre di fare della crisi, anche proprio della crisi interna, una condizione di possibilità per un passaggio, per un salto in avanti, quindi non ha una visione semplicemente negativa, o meglio un atteggiamento passivo nei confronti della crisi, ma cerca di produrre crisi per fare dei passaggi in avanti. In qualche modo la storia dell'operaismo procede di crisi interna in crisi interna, più delle volte queste crisi prenderanno però delle forme di rottura che non sempre produrranno, diciamo, dei passaggi in avanti, ma talora produrranno anche una frammentazione della soggettività. Però, come discorso complessivo, ecco, questa visione di un atteggiamento produttivo e aggressivo nei confronti della crisi è sicuramente un dato significativo e importante. Nell'ultima lezione, qua l'ho appunto solo, ma ci ritorneremo in modo compiuto, dico anche che rispetto a quel discorso sviluppismo, antisviluppismo, stadi di sviluppo, eccetera, eccetera, in realtà l'operaismo, anche qua, rompe su una scommessa legata al rapporto tra crisi e lotte. Le lotte operaie degli anni 60 sono lotte anticicliche, cioè non avvengono a partire da una crisi capitalistica. Le lotte operaie avvengono nel periodo del cosiddetto, in quello che sarebbe stato conosciuto come boom economico, quindi avvengono in una fase di aspettative crescenti, non di aspettative, diciamo, azzerate, neutralizzate dalla crisi. Proprio nella fase delle aspettative crescenti c'è il pieno, appunto, sviluppo delle lotte. Più gli operai, no? la famosa frase, no? una canzone che dice: se il padrone offre 10 e noi vogliamo 100, se il padrone offre 100 noi vogliamo 1000, ecco, questa vogliamo tutto nasce proprio da delle aspettative crescenti. Capite anche il rovesciamento radicale rispetto a quell'immagine vittimistica della sinistra, le valigie di cartone, i miserabili, gli sfigati, eccetera eccetera. No, lì c'era un pieno, diciamo, di aspettative crescenti, ambiguo, illusorio e tutto quello che vogliamo, ma in questo pieno di aspettative crescenti, ecco che chi si muove dal sud per andare nelle metropoli industriali del nord lo fa a partire appunto dalla ricerca, no? Non lo fa a partire semplicemente dalla povertà, ma lo fa a partire dalla pienezza, dalla ricchezza appunto del desiderio, ecco, il desiderio di trasformazione, il desiderio di cambiamento della propria vita. Quindi sono lotte anticicliche in questo senso, ed esattamente sulla scommessa, sulla possibilità dell'inflazionare quelle aspettative crescenti che si determina ciclo di conflitto. È la situazione in qualche modo opposta rispetto a quella che abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni e nell'ultima lezione. Vedremo come, diciamo, gli eredi, veri o presunti, dell'operaismo abbiamo invece affrontato la crisi attuale. Quindi, cioè, ritornando all'ultimo editoriale, in un certo senso l'autonomia del politico fa parte da questo, nel senso che, diciamo, se le lotte operaie hanno fatto il 1905, ora, diciamo, per fare il 17 c'è bisogno delle mosse del politico,
che deve ripensare il partito per fare quel passo in più. In pratica è questa l'autonomia del politico. Fondamentalmente sì, diciamo, l'autonomia del politico nasce da quel dal 1905 in Italia. L'idea appunto che l'autonomia operaia da solo non ce la possa fare, che a quel punto, ancora una volta, classe partito classe. La classe ha imposto al partito, non è riconosciuto, non contro il partito non riconosceva il suo ruolo alla classe. Stiamo ovviamente schematizzando. Invece qua si dice la classe ha imposto al partito un nuovo terreno. Però a questo punto la classe non ce la fa più. È qui che deve intervenire il partito, in quanto tattica, e rilanciare la strategia. La strategia è la classe. Su questo non c'è assolutamente dubbio. Classe, partito, classe. La classe impone il nuovo livello al partito. Il partito è la tattica, il partito deve in qualche modo però a questo punto intervenire laddove la classe non ce la fa più da sola e rilanciare la strategia della classe. A questo punto serve, diciamo, non più, diciamo, il dentro e contro la fabbrica, spezzare la catena dentro e contro la fabbrica per la generalizzazione della società, a questo punto non è più sufficiente. Se non si, diciamo, non si interviene anche dentro e contro lo Stato. Dentro e contro lo Stato può intervenire solo il partito, come momento tattico che possa in qualche modo raccogliere quella rottura che gli operai hanno potuto fare. E poi Stato, sviluppo e accettato. Formulato con l'autonomia del politico, che poi nella sua traduzione concreta diventerà di fatto l'autonomia del Partito Comunista rispetto all'autonomia di classe, ecco, o la contrapposizione del Partito Comunista rispetto all'autonomia di classe. Un filone che va detto anche qua, questo tendo, lo dico anche perché credo si bisogna sempre ragionare in termini di ricchezze e limiti dell'esperienza, per non produrre a nostra volta una nuove icone o nuovi feticci dell'operaismo. Evidentemente stiamo parlando anche di un'esperienza che ha avuto dei limiti, che ha avuto dei buchi neri, lo stesso buco nero dell'organizzazione, perché da una parte abbiamo già anticipato, diciamo, questa linea che porterà poi al disastro pratico dell'autonomia del politico, dall'altra parte gli altri che non seguono tronti dentro e contro il PC non riusciranno a risolvere il problema di un'organizzazione all'altezza, diciamo, dello scontro di classe, dell'autonomia operaia. Quello rimarrà il buco nero delle esperienze operaiste, così come un buco nero rimarrà appunto il rapporto tra teoria e pratica, così vediamo, tra intellettualità e militanza. In qualche modo anche lì l'autonomia del politico, se lo guardiamo dal punto di vista della traduzione pratica, è quello che abbiamo detto prima. Se lo guardiamo dal punto di vista teorico, quel filone dell'autonomia del politico produrrà invece una parte di quelle ricerche, di questa massa di ricerche che avevano già in mente alla fine di classe operaia, con quelle di particolare interesse, ad esempio tutta la rilettura e l'appropriazione antagonistica di Carl Schmitt, quindi il contendere Carl Schmitt al pensiero reazionario, alla destra, eccetera, appartiene a quel filone di ricerca teorica dell'autonomia del politico. Escono anche alcuni volumi tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, in realtà sarebbero dovuti uscire di più, di fatto uscirono due tomi, se non vado errato, chiamati proprio Il Politico, curati da Tronti, che praticamente da Machiavelli, passando per Hobbes, arrivando a Schmitt, cercano di ripercorrere la politica moderna in questa chiave qua. Quindi l'autonomia del politico sarà anche un filone di ricerca di grossa importanza, e comunque porrà un problema, diciamo, secondo me, ovviamente, più che criticabile, nefasto dal punto di vista della sua traduzione pratica, ma porrà un problema della, diciamo, se effettivamente non esista in qualche modo un qualche tipo
di autonomia del politico dentro la classe, cioè l'autonomia del politico gli viene risolta fuori dalla classe, no? Il partito, le istituzioni, eccetera. Dentro la classe, il semplice pensiero che tutta la politica sia recuperata dalla composizione di classe, che l'avanguardia sia completamente recuperata e assorbita dalla composizione di classe, non lascia in qualche modo irrisolto il problema dell'avanguardia e del politico? Questa è una domanda su cui gli altri, quelli che non serviranno appunto tronti dentro e contro il PC, è una domanda a cui non daranno concretamente una risposta esauriente. Diamo conto che anche le posizioni, adesso qua torneremo a vedere la prossima volta, le ho abbastanza schematizzate, no? Dentro e contro il PC da una parte e gli altri, tra gli altri ci sono posizioni anche molto differenziate, Negri, il gruppo Padovano e alcuni altri, in particolare i fiorentini, parzialmente i milanesi, saranno poi quelli che daranno vita a Potere Operaio, quindi seguiranno direttamente l'ipotesi di un'organizzazione autonoma, un'organizzazione autonoma di classe. Al quale ad esempio non seguiranno né Tronti né Potere Operaio, al quale in qualche modo continuerà con delle forme di inchiesta, di corricerca, e cercherà in qualche modo di valorizzare gli aspetti migliori tanto di un filone quanto dell'altro filone, in qualche modo nella sua fase di classe operaia fece fondamentalmente questo, cercò di vedere ad esempio anche tutto il discorso del rapporto col partito dall'interno delle fabbriche, cosa ciò significava dal punto di vista delle lotte operarie. Il gruppo genovese, quello di Gianfranco Faina, seguì poi percorsi completamente diversi, lo stesso Faina poi nel 70 finì in azione rivoluzionaria, fu arrestato in carcere durante gli anni 80. Quindi insomma, diciamo, a partire da una radice comune che rimarrà forte, tutto sommato per tutta la loro vita. Ecco, questo forse è un altro dato da sottolineare. Se voi leggete le biografie dei contenuti, ad esempio su Futuro Anteriore, ma non solo lì, sono molto più che rispetto ad altre esperienze politiche, sono biografie che portano a galla come sia rimasto tutto sommato tra queste figure un linguaggio piuttosto comune, un'impostazione di fondo piuttosto comune, al di là poi dei percorsi che hanno preso molto differenti, appunto talvolta proprio antitetici, però è rimasto un modo di guardare i processi, un modo di guardare al mondo che rimarrà abbastanza comune. Questo per dire che quell'esperienza operaista molto concentrata nel tempo effettivamente ha plasmato a fondo un certo tipo di soggettività, non è stata un'esperienza estemporanea, non è stata un'esperienza come molte di quelle di altre gruppi, organizzazioni degli anni 60, soprattutto degli anni 70, poi tutto sommato chiusa, la quale non è rimasto niente qua o pressoché nulla. È un'esperienza che ha plasmato proprio fino in fondo la soggettività. Questo credo che sia un altro dato da segnalare. A partire da questa soggettività profondamente plasmata, questo modo piuttosto comune di vedere i processi, le strade divergono spesso non di poco. Dici che questo odio e questa negatività è anche una roba in comune, ma soprattutto di Tronti? Beh, questo rimane abbastanza. Questo penso sia un altro dei tratti comuni.
quanto poi di odio sia rimasto. Ecco, ad esempio prendiamo una figura come Tronti. Se diciamo lo guardiamo dal punto di vista del suo concreto percorso biografico politico, è chiaro che è abbastanza difficile, diciamo, immaginare, coniugare il discorso di questa sua violenza teorica con il fatto che sieda tra gli scranni del Senato delle file del Partito Democratico. Eppure di fondo quell'odio lì rimane piuttosto intatto, cioè fondamentalmente l'odio per il capitalismo e per la società borghese, proprio non solo per il capitalismo, ma proprio per la società borghese, quell'odio lì rimane piuttosto intatto, e credo che questo sia un altro dei tratti che ha segnato, segna molto quel cemento comune di queste biografie. Era un odio che chiaramente in quegli anni poi si congiungeva con la materialità dell'odio di classe, dell'odio operaio. Finita quella congiunzione, poi appunto le strade si sono estremamente diversificate. Appunto, qualcuno ha visto il percorso di Azor Rose, è passato dall'odio all'amore, tutto sommato, per il proprio oggetto di studio. Però anche quello credo che sia un tratto che segna molto. Ripeto, capitalismo e società borghese, non identificando pienamente le due cose. Perché tutto sommato, in qualche modo, anche il discorso che Tronti fa rispetto ai reazionari della società borghese è in qualche modo forme di vita individuale collettive. Ecco, forme di vita individuale collettive, la soggettività plasmata dal capitale, le sue forme di vita, sul sistema di relazioni. E tutto sommato utilizzo dei reazionari esattamente basato su questo, sull'odio che avevano, non tanto per il capitalismo quanto innanzitutto per la società borghese. Se pensi a un autore come Musil, L'uomo senza qualità è un grandissimo romanzo, non lo definirei assolutamente un romanzo anticapitalista, ma sicuramente un grandissimo romanzo antiborghese, sì. Dal punto di vista di un conservatore, di un grande conservatore, ecco. Ma che proprio questa ostilità, questa estraneità forte per la forma di vita borghese. Forse il carattere di odio è almeno forte in Negri, proprio la negazione, il comunismo sviluppato, cioè il comunismo in Negri forse non è, diciamo, negazione del capitalismo, ma è in un certo senso lo sviluppo della cooperazione che c'è anche all'interno del capitalismo, no? Cioè, sì. Non so spiegarlo meglio. Sì, sì. Sì. Cioè, per dire che forse questo carattere di negazione è meglio, no? Sì, no? Sì. Sì, dal punto di vista, diciamo, della soggettività, poi anche Negri fa abbastanza il furbo, perché poi anche quando fa tutti questi discorsi qua da pappa del cuore sull'amore, in qualche modo c'è sempre un po' in testa l'odio di classe, no? Non si può dire che finiti in galera, per cui. Però sicuramente, ecco, questo discorso che tu dici è importante e credo che vada ripreso sia la prossima volta che quando appunto nell'ultima lezione, su questo discorso della negatività, perché effettivamente il pensiero negativo è effettivamente l'utilizzo del pensiero negativo è piuttosto importante per l'operaismo, ma soprattutto abbiamo visto prima, no? Come ricorda continuamente questo, l'elogio della negazione di Azor Rosa, il negativo, ecco, proprio il negarsi come forza lavoro, ecco, questo discorso della negazione ritorna continuamente. È vero che in Negri c'è, da questo punto di vista, quello che poi verrà appunto con questo orribile termine definito post-operaismo, in qualche modo un venir meno di quel discorso lì, è un discorso appunto sulla pienezza della cooperazione, in qualche modo anche un po' un ritorno di un discorso teleologico che poi vedremo meglio la prossima volta. Però sicuramente, ecco, quel discorso lì fortemente negativo in qualche modo è peculiare di quel periodo e soprattutto di Tronti, direi. E anche lì rimane irrisolto come quella negatività poi si ricongiunga con, se vuole, con i
fini politici, ecco, come quel discorso della righetta, ti risolve con il PC, facendo in qualche modo marciare in modo parallelo le due cose, le due cose non si smettono di toccarsi, ecco. Cioè, da una parte c'è la completa negazione dal punto di vista della radicalità teorica, e da una parte invece c'è il partito che svolge una funzione semplicemente di via via di amministrazione e di gestione dentro i meccanismi dello Stato. Non è un po' ereditata dal brigatismo, paradossalmente, quella necessità di guardare all'autonomia del politico? Abbastanza. Sì, non nella forma, certo, sì, non direi nella forma, diciamo, trontiana, che ripeto, è più nella sua traduzione pratica, effettivamente è poca cosa, è come brutta cosa. E dal punto di vista teorico, in realtà, è un ragionamento più estremamente più ricco, ecco. Dal brigatismo direi che è ereditato soprattutto l'impostazione, diciamo, dell'avanguardia esterna del Partito Comunista, ecco, con quella che potremmo sì definire in senso lato di autonomia del politico, cioè in qualche modo un ruolo in sostituzione della classe, tanto è vero che anche nelle biografie, cioè, diversi brigatisti, penso ad esempio a Sbucco, di Reggio Emilia, vengono dal PC, in qualche modo stanno dentro, cioè le Brigate Rosse fin dal principio stanno dentro l'album di famiglia del Partito Comunista, poi dentro questo album di famiglia costituiscono sicuramente una variabile così che esce dal controllo dei genitori, ecco, questo non c'è dubbio, però comunque rimarranno per sempre dentro quell'album di famiglia. L'operaismo, cosa che non, diciamo, non lo trovate in quell'album di famiglia, per quanto poi, ripeto, alcuni possano poi finire lì o anche peggio, ma non sta a livello di tradizione teorica, pratica e politica dentro. Quando Tronti lo dice, in qualche modo è una visione postuma della cosa, cioè quando Tronti, come in quella forza che lui vede nella classe italiana, cioè sì, appunto, sì, dove la classe è forte, sì, in quella forza il Partito Comunista c'è dentro o no, sostanzialmente? Beh, diciamo, la storia di Tronti è una storia che si svolge tutta dentro il partito, quindi io credo anche che la spiegazione, se ci possa essere, del perché sia finito nel PD, è perché in realtà non è mai uscito, cioè nel senso che tutta la storia, la biografia di Tronti si svolge dentro lì, no? Lui era figlio di un comunista del quartiere Ostiense di Roma, cresciuto totalmente dentro quella storia di un comunismo popolare romano di sezione negli anni 50, militante della cellula comunista universitaria alla Sapienza. Nel periodo del 64-67, per quanto la tensione lì si faccia estrema, Tronti non esce dal PC, Tronti non uscirà mai dal PC, Tronti semplicemente si autosospende dalla propria sezione Partito Comunista, nel periodo in cui è direttore di classe operaia. Quindi più che ritornare dentro il PC, Tronti resta dentro il PC, Tronti ha comunque l'idea che il partito non possa che essere il PC per il suo legame, no, quasi metafisico, ontologico, con le forze di classe, con le forze popolari. È un PC che, diciamo, secondo lui va, si rende conto che è un PC completamente inadeguato rispetto al livello della lotta di classe. Un PC che quindi, secondo Tronti, va spostato su posizione rivoluzionaria. Io credo che poi molte delle cose ci sia anche una lettura ex post, in realtà dei processi, la linearità possa essere ricostruita più ex post che nel mezzo. Però indubbiamente quando lui pensa al fatto che l'8 per da solo non ce la facciano, il partito non può che essere
il partito da spostare, il partito da cambiare, il partito da modificare, il partito da ribaltare, con, rovesciare con un guanto, quello che si vuole, ma non possa che essere il partito comunista. Ma non so se la possiamo farci torniamo sul potere operaio. Sì, facciamo la prossima volta. Perché mi viene da chiedere appunto se quell'esperienza lì non tenta di riprodurre un PC, diciamo, in un'altra forma. Cioè, nella misura in cui sì. quell'apparato elefantiaco sì. può essere spostato nella capacità di accogliere appunto quelle forze nuove che vengono dall'autonomia di classe, quindi si crei però una struttura che però funziona con lo stesso compito all'esterno delle istituzioni, però sì. Sì, quello secondo me più altri gruppi cercano di fare questa operazione qua. Potrò operare cerca veramente di dare forma organizzativa a quell'individuazione strategica dell'autonomia operaia, ecco. Cerca di essere appunto quel partito tattica che era stato evocato ma assolutamente non risolto da classe operaia, anche perché poi, come vedremo, il salto di scala anche dal punto di vista quantitativo è notevole, diciamo, tra Quaderni Rossi in classe operaia e poi potere operaio. Cioè, in qualche modo, qua veramente, tra Quaderni Rossi prima e classe operaia poi, parliamo di alcune decine di militanti, poco più, ecco, in alcune città italiane. Con potere operaio parliamo di un processo di massificazione, quantomeno dentro i limiti che rimane comunque un gruppo, evidentemente è di un'organizzazione di minoranza. Per quanto poi probabilmente questo è un altro terreno su cui tornare a riflettere, diciamo, il massimo dello sviluppo teorico è in questa fase qua, sono i quattro gatti, diciamo, tra i Quaderni Rossi prima e tra i operaia poi, a produrre quel massimo di sviluppo teorico. In realtà poi il potere operaio riprenderà in qualche modo, cercherà di dare nuova consistenza, soprattutto dal punto di vista dell'intervento della pratica politica, a quel bagaglio operaista che era stato, diciamo, formulato ed elaborato negli anni 70, in buona parte, ecco. Con il fatto che poi finirà abbastanza poi per riprodurre una vecchia tattica, neanche la forma organizzativa guarderà più al passato, nel momento in cui poi delle scelte delle forme organizzative guarderanno anche più al passato, meno alle nuove esigenze. Quindi, come Tronti ritornerà al PC, potrà operare in qualche modo la sua forma organizzativa, non produrrà dei particolari salti dal punto di vista